A Host 2017 si incontrano anche persone che sono delle new entry nel mercato, ed è il caso di Alfredo Di Maria e Alex Matteo, due persone che hanno inventato un'app che è di fatto un sistema di pagamento per la distribuzione automatica, e che ora in 180 secondi andranno a spiegare. Intanto benvenuti dinanzi ai microfoni e alle telecamere di orecatv.it. Grazie per la possibilità. In TimeLink è una soluzione che rende più intelligenti tutte le vending machine, dai parchimetri al caffè. L'app permette all'utente di pagare con la sua carta di credito, quindi a tutte le macchine, indipendentemente da chi sia il gestore, pagando solo quello che consuma. L'app è fondamentale per creare una nuova connessione tra il consumatore e il gestore, perché tramite l'app non solo è permesso il pagamento, ma è permesso anche la spedizione di ticket d'assistenza, una richiesta d'assistenza da parte del consumatore verso il gestore, che poi potrà ricevere in tempo reale sulla dashboard data in gestione, data a visione del gestore. In questo modo può capire dove e quando e che tipo di problema c'è sulla macchina, e può agire e può ottimizzare i viaggi del manutentore e sapere anche in quale momento questa macchina deve essere sistemata. Ci può essere problema di contante, problema di intasamento di contante, un problema di malfunzionamento. L'utente è anche invogliato a mandare una richiesta di assistenza, perché grazie all'app può ricevere un rimborso in tempo reale. Cosa significa? Che noi ci prendiamo in carico il rimborso, non c'è bisogno di fare nessun bonifico di pagamento dedicato al consumatore, possiamo verificare che questa persona ha veramente effettuato l'acquisto e non sia una persona che chieda un rimborso e sia passata lì per caso vedendo qualcuno che abbia messo la moneta. E questo rimborso viene caricato direttamente sull'app. In questo modo l'utente è costretto a utilizzare l'app per il pagamento, e quindi a ritornare di nuovo sulle vending e pagare tramite l'app. Intanto, quest'app ha un costo? L'app non ha nessun abbonamento fisso, si paga il transato dell'app, quindi più noi riusciamo a far guadagnare il gestore, più guadagniamo anche noi. Noi vogliamo invogliare i consumi, altrimenti non è la nostra missione. È una piccolissima percentuale sul venduto, in buona sostanza, e va collegato, suppongo, a una carta di credito. Le carte di credito compatibili sono quelle più popolari, a Visa, Mastercard, prendiamo anche le PostePay, in futuro possiamo inserire PayPal, ma in questo modo l'utente funziona come un distributore di benzina, c'è una preautorizzazione e l'utente viene caricato solamente l'importo del bene comprato, del bene acquistato. Un vantaggio è che noi non ci fermiamo solamente a vendere il prodotto e darlo chiave in mano al gestore o al produttore di vending machine, ma noi facciamo attività di marketing a supporto del prodotto, in modo tale che i consumatori sappiano cosa usano, sappiano come usare e sappiano dove usarla. Bene, e allora, per chi desidera avere maggiori informazioni, per chi ci sta ascoltando, ci sta guardando e sta pensando ma quasi quasi un tentativo lo farei, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere per poter avere maggiori informazioni senza alcun impegno, naturalmente? È info@intimelink.com. In Time Link, cioè in Timelink con la K.com. Esattamente, sì. E allora ringraziamo gli amici che hanno avuto la pazienza di ascoltarci finora. Say bye, come dico io agli stranieri. Bye. Bye bye. E noi continuiamo per mostrarvi altre cose presentate qui a Host 2017. Sono davvero tantissime. Ciao ragazzi e grazie per la collaborazione. Grazie a voi. Grande Fabio.